Ciao a tutti e benvenuti in questo... è l'ultimo, spero che sia l'ultimo. In uno degli ultimi video di questo E3 2017 ci troviamo a Los Angeles. Si vede che è l'ultimo giorno, soprattutto per Erika, che ha delle occhiaie bellissime, come potete notare. Grazie. Non si sarebbe accorto nessuno probabilmente se non l'avessi fatto notare tu. Adesso arrivarono solo con me sulle mie occhiaie. Sei una persona orribile. Giusto. Allora, siamo qui perché vogliamo parlarvi del gioco del millennio. È il gioco più bello delle E3 2017, che uscirà nel 2018, però ci sono dettagli, e si chiama Pure Farming 2018. Si guida il trattore. Allora, facciamo che io intervisto Erika. Okay, dimmi. Mi dica in che cosa consiste questo gioco. Ah, questo gioco consiste nel mandare avanti, grazie, senza che mi... Sei proprio disturbante. Stavamo dicendo di questo gioco di assoluto pregio. È stato sviluppato da Techland e consiste praticamente nel mandare avanti la vostra fattoria immensa praticamente. Ci sono quattro luoghi diversi che sono, dimmi, senza guardare. La Columbia. Negli Stati Uniti, l'Italia, perché è un mondo molto diverse, come lo chiamano qua, quindi diversificato, ci sono delle terre bellissime, il Giappone e la Germania. La Germania non sarà disponibile al lancio, arriverà dopo insieme ad altri paesi, a quanto pare. I paesi sono stati scelti, ci hanno spiegato in questa presentazione bellissima dove io e Fiona avevamo anche i pompon e facevamo... Tra l'altro è stata la prima presentazione di tutte le tre, tra l'altro. Abbiamo aperto le danze. Le danze con Pure Farming 2018, stavi dicendo? Stavamo dicendo, i paesi sono stati pensati per offrire una grande varietà dal punto di vista delle coltivazioni, quindi ci sono più cose, tipo in Italia ci sono le olive, i vigneti, ma la cosa più bella dell'avere così tante colture diverse è quella che piace a Fiona, che colture diverse significa mezzi da guidare diversi. C'erano un sacco di trattori bellissimi, tra l'altro, dai più piccoli ai più grandi, e tra l'altro il gioco, mi auto-intervisto da sola. Sì, fai pure come se fosse... Il gioco è strutturato per essere fruibile, senti che forbitismo, da tutti, anche quelli che non hanno mai coltivato in vita loro. E quindi va bene. Poi vabbè, quindi è assolutamente coltivabile per tutti. La guida, tra le altre cose, è stata pensata per essere realistica, quindi vi sentirete, capito, proprio il volante di un trattore in tangenziale. No, quella è un'altra cosa. Oh, che pazienza. Ci sono, dicevamo, diverse modalità. In particolare ve ne segnaliamo due. Una si chiama Free Farming. È praticamente un sandbox a quel punto. Quindi fate un po' quello che volete. Avete a disposizione diverse colture, quindi dovete mandare avanti i campi. Ma ci sono anche la roba viva, quindi degli animali da allevare. E c'è la Green Energy, quindi potete mettere anche i pannelli solari se volete, per mandare avanti la vostra fattoria. Coltivate anche i pannelli solari. Non coltivate i pannelli solari. C'è anche la modalità di Fiona che si chiama My First Farm, la mia prima fattoria. Così quelli come Fiona che non sanno niente, ma proprio in generale della vita, non solo di questo gioco, possono avere un po' di guida e cominciare ad imparare come funziona l'arte dell'agricoltura. Secondo me ci verrebbe un bellissimo gameplay con Pure Farming 2018. Detto questo, il claim del gioco è bellissimo. Volevo arrivare proprio a questo. Dillo tu che lo pronunci bene. Allora, il claim è... Mi preparo, psicologica. Why do you farm? Why do you not? Perché fai coltivazionista? Perché no? Perché non dovrei farlo? È così bello, è il lavoro più bello del mondo. Fate anche voi coltivatori. Serve. E questo Pure Farming 2018, per te ridere e scherzare, non è il gioco dell'anno, però secondo me hanno fatto un grande sforzo per renderlo fruibile davvero a tutti e renderlo molto completo da questo punto di vista, anche perché so che ci sono tantissime persone che apprezzano il genere della simulazione di coltivazione. Detto ciò, noi vi abbandoniamo, ci vediamo al prossimo video, alle prossime occhiaie. Più o meno tra mezz'ora, quindi... E niente, iscrivetevi al canale, questo è il video più bello che abbiamo fatto qui alle 3. Ciao, addio, baci e abbracci. No, ciao.